Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono Mr. Mario e oggi siamo tornati su Minecraft. Oggi volevo fare la statua dell'Enderman vicino a quella di Steve, va bene. Possiamo iniziare. Le basi, come sapete, sono solo le stesse, sono sempre le stesse, dicevo. E poi vabbè, la stessa cosa di Steve, 4x8, aspetta, non ho perso il conto, 4, 5, 6, 7, 8, tutto rimorisce. Ok, così è potato e va bene. Ah, era una mucca, meno male. Ok, poi vabbè si fa la stessa cosa con il quarzo. Poi vabbè, abbiamo finito. Ora si fa la base. Il cane mi guarda. Mi devo nascondere. Ma dove? Vabbè. Comunque, allora ragazzi, aspettate un attimo. Ok, scusate un attimo. Allora, potremmo fare l'Enderman con, guardate, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, così saranno le gambe e andranno avanti per tantissimissimissimo. Queste possono essere, però in realtà mi sembrano un po' bassine, quindi ma sì, così vanno bene ragazzi, così vanno bene. Allora faccio anche di là. Ok, stessa cosa dall'altra parte. Ok ragazzi, queste erano le gambe, sono quasi tutto Steve, di pochissimo sono tutto Steve. Ora, scusate un attimo, dovremmo fare tipo tac. Ok, così. Scusate, ho sbagliato. Ok, potremmo fare ragazzi che adesso si riempie
ragazzi, forse di uno va meglio. Ok, ragazzi, e direi ora di salire, tanto così, perché il corpo dell'Enderman si sa è basso. Troppo, così è troppo basso. Così mi sembra un po' sproporzionato, quindi lo tolgo qui 3, 1, 2, 3. Ma forse due ce li aggiungo. Così è perfetto. Ci vediamo dopo quando l'ho finito tutto. Ok ragazzi, abbiamo finito anche il busto, perché si sono messi blocchi di quarzo a caso. Vabbè. Ora possiamo fare la testa. Ok. La testa è praticamente come quella di Steve, basta fare uno in più così, con la differenza che la testa dell'Enderman è molto, la faccia dell'Enderman e tutta la testa è molto più facile da fare. In sostanza. Ok, allora ora dovremmo fare 2, 3. Ok, ora prendere la lana magenta, farla così. Ragazzi, c'è un piccolo problema. Gli occhi escono attaccati. Quindi è un grandissimissimo problema. Quindi, ragazzi, lo faremo la testa a pari con tutto il corpo. Ok, ragazzi, sono riuscito a sistemare. Ora faremo 1, 2, 1, 2. 4 sopra gli occhi, 3, 4. Che forse è un po' esagerato, però proviamo a vedere come esce. Sì, mi piace. Dai, sì, così va benissimo. E ora vabbè. Sì, e ora farò tutto il resto della testa. Ok, ragazzi, mi piace, mi piace. Ora c'è la parte più impegnativa, le braccia. Ok, possiamo iniziare le braccia, che sinceramente è la parte più noiosa di tutte. Sbagliato in partenza. Tac, tac. Delle braccia così corte non ce l'ha mai avute nessuno in Minecraft. Vabbè. Meglio un 3x3. Proviamo a vedere com'è. Ok, ora è molto molto più bello. Vabbè, dovete ripetere questa cosa qui. Dovrete ripeterla per 3 o 4 volte, così guardate. In questo modo. E anche sull'altro braccio. Ok ragazzi, queste sono le sue braccia, l'ho fatto un po' lunghe, vi dico le ho fatte di tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, di 10 quadri da 2x2.
E vabbè, ora ci manca solo il cubo di terra, il cubo di non mi ricordo come si chiama, gigante. Di erba. Ok, sì, erba. Non ho sbagliato, ho detto giusto. Così dovrebbe andare. Per poi fare così. E poi così. Troppo piccolo, eh? E allora più grande, quindi facciamo. Allora, contiamo bene quanto fare. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 di terra. E poi quello di erba. Sì. Forse avrà un po' sproporzionato. 9 e 10 con questo. Dai, proviamo a vedere quanto fa. E per di qua direi di fare 6 e 6. Fare 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4, 5, 6, sì. Puoi fare 2, 3, 4, 5, 6. Ah sì, così. E però c'è un problema. È sproporzionato, quindi 7 così e 7 di là, quindi qua ne aggiungiamo uno, ok, così va benissimo. Poi farlo così di qua anche. 3, 4, 5, 6, 7, chiudiamo. Poi vabbè, facciamo così col cubo, facciamo il tipico cubo e ci vediamo dopo. Ragazzi, mi sono ricordato che se sotto sono 7 per 7, allora anche qui devono essere, anche di altezza devono essere di 7. Quindi abbassiamo, se adesso è di 10, 9, 8, 7, uscirebbe un mini cubettino, quindi anche no, possiamo farlo rimanere come adesso, magari anche così. Sì, così sarebbe già meglio, quindi di 9 totale. Vabbè, vi lascio alla fine. Ok ragazzi, il cubo è finito, quindi possiamo dire che il video può essere concluso qui, perché questo era l'Enderman, la statua gigante dell'Enderman, e questa è la Tour Eiffel. Vabbè, ci tenevo a fare questa cosa che non ho fatto nella scorsa puntata, ma che voglio fare appunto adesso. Quindi questo, guardate. Mi aiuti dietro la caduta! Ah, era una. Ma perché le pecore girano sulla Tour Eiffel? Cos'è una. Non è un parco giochi, devi pagare per salirci dentro! Devi pagare per entrarci dentro! E ok, ora sei morta. Vabbè ragazzi, se vi è piaciuto lasciate un mi piace qua sotto nella pagina, qua sotto. E commentate, iscrivetevi e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi!